Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo sempre su Final Fantasy VII Rebirth, sempre davanti al Brawler 3D del Gold Saucer, perché dopo aver parlato di Sephiroth, che è il boss per eccellenza all'interno di questo minigioco, e aver analizzato anche Shiva, oggi analizziamo Ifrit, uno di quelli che effettivamente potrebbe mettere in difficoltà, ma che con i giusti accorgimenti si riesce a sconfiggere anche abbastanza facilmente. Detto ciò, entriamo all'interno del menu Brawler e vi ricordo che i primi tre avversari saranno diciamo ottenibili e anche affrontabili per trama, mentre invece gli altri due, ovvero Shiva e Ifrit, si potranno affrontare successivamente dopo aver sbloccato tutto ciò che c'è di secondario al Gold Saucer, mentre invece per ottenere Sephiroth come boss all'interno del 3D Brawler bisognerà affrontare la side quest "Non posso fermarmi, non voglio fermarmi", che è praticamente battere il dipendente Shinra e diventare quindi il perdigiorno assoluto all'interno del Brawler 3D. E ovviamente anche di tutti gli altri giochi presenti all'interno del Gold Saucer. Così ovviamente rifacciamo un recap anche con questo video. Oggi parliamo di Ifrit. Abbiamo parlato di Sephiroth, abbiamo parlato di Shiva, oggi parliamo di Ifrit. Ifrit è probabilmente il boss più centrale, no? Mettiamola così, è proprio il boss del Brawler 3D che ti fa capire se questo minigioco ti piace o se questo minigioco sarà un inferno, perché tutti gli altri nemici bene o male si possono counterare anche abbastanza facilmente. Ifrit invece è quello che un pochettino ti mette in crisi. Ti mette un pochettino in crisi perché, come potete notare, possiede tutti gli attacchi in tutte le direzioni tranne il diretto sinistro, quindi può creare un po' di confusione, ma una volta imparato a leggere i movimenti di Ifrit, anche lui ovviamente risulterà essere un pippone. Non ci sono tantissime cose da sottolineare, ci sono ovviamente due limit che bisognerà imparare per poterlo counterare nel miglior modo possibile, ma sarà mio compito farvele vedere, quindi direi di non perdere ulteriore tempo, iniziamo a studiare Ifrit e cerchiamo di sconfiggerlo il prima possibile. Allora, eccoci qua. Come detto, Ifrit è uno di quelli più fastidiosi, quindi bisogna un attimo cercare di capire il moveset. C'è da dire che Ifrit inizialmente non utilizzerà attacchi diversi dal gancio e dal montante, quindi il diretto non lo utilizzerete. Fate attenzione, come in questo caso, quando si metterà in posa per farsi colpire, perché dovrete colpirlo dal lato opposto in cui alza il braccio, quindi non fate il mio stesso errore come avete potuto vedere. Inoltre sono abbastanza individuabili gli attacchi di Ifrit, perché come potete notare le spalle anche in questo caso vi daranno un grandissimo vantaggio. Ecco qua, vedete, io ho fatto lo stesso sbaglio due volte, ovvero l'ho attaccato dal lato in cui lui alza il pugno, quindi nel momento in cui lui alza il pugno voi dovete colpirlo dal lato opposto, perché se no giustamente lui schiva e continuerete praticamente a combattere. Qui a un certo punto si è, non so cosa è successo, praticamente ha cominciato a fare soltanto montanti, quindi io potevo schivarli in maniera molto 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 facile, e qui invece adesso finalmente lo riesco a colpire per la prima volta. Prima combinazione Berserker. Ifrit possiede solo due varianti Berserker. Questa è la prima, che ovviamente sarà fissa. Vi ricordo che la prima sequenza Berserker sarà sempre fissa, quindi appena voi farete il primo danno, questa sarà la sua prima combo. Ovviamente la schiverete e farete l'attacco. A partire dalla seconda fase, che è questa, vedete, Ifrit inizia a fare anche i diretti. Quindi sono gli unici attacchi che fino a quel momento non avevate visto e ora invece avete visto. Ecco qua, questa è la seconda sequenza Berserker, che ovviamente dovrete imparare in questo caso, ma è molto semplice perché è composta da soli tre tasti. E qui invece siamo nella fase finale, dove nella fase finale, come potete vedere, rifà nuovamente la stessa sequenza Berserker che abbiamo fatto all'inizio. Quindi nessun problema, abbastanza leggibile, una volta imparata, io vi ho messo ovviamente i tasti in sovraimpressione, riuscirete senza ombra di dubbio a poterlo eliminare. Quindi spero che questo video possa esservi stato utile, fate attenzione agli accorgimenti che vi ho dato e non dovreste avere troppe difficoltà.
Vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!